Amici di Alex Carson, benvenuti, benvenuti amici del canale Alex Carson Sports Gaming. Continuiamo le amichevoli sudamericane e oggi andiamo più in Centro America perché abbiamo incluso nel nostro progetto anche queste due squadre che stanno per entrare in campo, le due squadre più titolate del Messico, due squadre che hanno avuto comunque tantissimi movimenti di mercato, sono approdati giocatori importanti in entrambe le compagini. Di fronte avete il Club Deportivo de Guadalajara, chiamato anche comunemente Chivas, e il Club America. Due squadre che hanno una rivalità accesa in Sud America. Oggi abbiamo deciso di mettere in casa la squadra meno titolata al secondo posto, vale a dire il Chivas, Club Deportivo de Guadalajara, di fronte invece il club più titolato appunto del Messico, il Club America. Verranno incluse anche le formazioni messicane nel progetto 2023. Le formazioni per il Chivas: Sanchez, Shaires, Salcido, Isidoro Diaz, Sepulveda, Quirarte, De La Torre, Ramirez, Hernandez, Galindo e Bautista. Risponde invece il Club America, lo vediamo ora schierato con Chavez, De Los Santos, Hernandez, Villa, Atena, Davino, Farfán, Reynoso, Borja, Blanco e Alves Zague. Naturalmente Farfán non è il Farfán che tutti conosciamo, ma è un Farfán che ha giocato, non so se sia parente del Farfán che tutti conosciamo, che ha giocato in Olanda. Lui ha comunque un grandissimo trascorso nel Club America. E le squadre partono, calcio d'inizio con Quirarte, Sepúlveda. Devo ringraziare per l'idea, perché non erano state incluse. Andiamo subito l'azione, poi torneremo a parlare del progetto. Non erano state inizialmente incluse le squadre messicane. Devo ringraziare Dex che mi ha dato l'input per includere le squadre messicane nel progetto 2023. Quindi ci sarà veramente da divertirsi anche con le squadre messicane. Andiamo a vedere ora come manovrano. Tena per Farfán. Messo giù, calcio di punizione per il Club America, che naturalmente è il club più titolato del Messico, e hanno avuto anche delle partecipazioni recenti alla Copa Libertadores, naturalmente come squadre tipo wild card, mi pare il Chivas se non sbaglio, correggetemi se sbaglio tra i commenti. Comunque sicuramente sono due squadre di enorme blasone, ma soprattutto, credetemi, hanno giocato tantissimi giocatori che noi conosciamo. Intanto una rovesciata rimpalla su un difensore del Chivas, finisce in calcio d'angolo. Chivas, che gioca appunto, è il club più rappresentativo del distretto di Guadalajara, mentre per quanto riguarda la sede del Club America è il famoso Stadio Azteca. Ora De Los Santos per Reynoso, cross in mezzo, libera la difesa del Chivas, Salcido per Quirarte, Isidoro Diaz ancora per Salcido. Il Chivas sta un po' in attesa, mentre il Club America ha già alzato il baricentro verso la tre quarti avversaria, e lo vedete anche con la linea molto alta. Reynoso, vedete questa registrazione, di fatto è stato cambiato il gameplay ed sono state introdotte delle modifiche grazie ad una mod che mi ha consigliato Manuel Rui Alves, e vi assicuro che questa mod garantisce ancora maggiore imparzialità, ma soprattutto ancora maggiore estro da parte dei cosiddetti giocatori più estrosi. Chi continua a mettere in testa che l'intervento umano da estro, non sono così d'accordo. Quirarte per Ramirez. Andiamo ora alla manovra al Chivas. Galindo ancora per Quirarte. Il Chivas sta un po' ad aspettare, gira un po' la palla cercando di stanare il Club America, che ha preso posizione in una posizione decisamente alta sul campo, lo si vede anche dalla linea difensiva. Tena ora per De Los Santos, per Borja. Chivas è molto molto in attesa soprattutto della prima mossa del Club America per magari poter colpire in contropiede. Di fatto per il momento le difese stanno un po' prevalendo. Vediamo ora Ramirez, affrontato da De Los Santos,
va Ramirez, messo in fallo laterale Chivas, che ora si affaccia nell'area di rigore del Club America. Davino per Tena, Hernandez, ci sono tantissimi Hernandez, quindi signori miei, ci sarà veramente da divertirci. Villa, lancio in direzione di Borja, sempre controllato dai difensori del Chivas, ma attenzione, prova il lancio in diagonale, ma viene fermato dall'arbitro il pallone, perché c'è un calcio di punizione a favore del Club America. Blanco in questo caso subisce fallo, a meno che non lo abbia commesso. Blanco, lo conosciamo tutti, il grande trequartista della nazionale messicana, che giocherà in questo progetto PES All Stars. Reynoso alla battuta, vediamo ora che si posizionano gli attaccanti del Club. Farfan per De Los Santos, che è salito a dare una mano. Reynoso, va Reynoso, per il momento fermi tutti. Hernandez, attenzione, ora riparte il Chivas con Galindo. Della Torre, va via molto veloce il Chivas, sulla sinistra per Bautista, il cross in mezzo tutto solo e il colpo di testa, il colpo di testa. Bellissima l'azione in verticale, alla prima vera, ai primi veri spazi il Chivas ha colpito, e qui con Isidoro Diaz il colpo di testa, la palla che termina in calcio d'angolo. Prima vera fiammata dei padroni di casa. Alla battuta ora Galindo, va Galindo in mezzo, il colpo di testa sulla linea, traversa in linea, palla che rimane in campo, Galindo. E qui il Chivas pericolosissimo, la migliore occasione della partita dopo un sonnecchiamento generale. Vedete come il Chivas tende subito a rientrare proprio per non far ripartire il Club America. Farfan ora per Blanco, fermato da Della Torre, ancora Blanco, Della Torre lo insegue, De Los Santos a sostegno, va al terzino del Club America per Blanco, ancora via. Grandi duelli a centrocampo, Reynoso, bella imbucata per Villa, Bautista ora, Hernandez, attenzione ora il contropiede del Chivas, le squadre si sono un po' aperte, brutto però il passaggio verso Salcido, che non può intervenire, e palla in fallo laterale. Blanco, Hernandez, Bautista, bella apertura a sinistra per Ramirez. De Los Santos lo insegue, De Los Santos ha due clienti scomodi, Ramirez e Salcido da quella parte. Galindo, Bautista, attenzione al numero 11, il tiro che dà l'illusione perché il portiere rimane sul posto, forse è sorpreso anche lui dal tiro. Il tiro veramente fa la barba al palo, non avrebbe avuto scampo il portiere del Club America su questo tiro di Bautista. Portiere Chavez, Tena per Reynoso. Vediamo ora il Club che sembra un po' spaventato ora dalle due occasioni, una dietro l'altra, del Chivas. Sicuramente il Club America ha più forza nei giocatori tecnici e nella grande tecnica, nella grande forza anche tattica. Ma attenzione perché il Chivas sta correndo di più. Hernandez si presenta in area di rigore, Chavez ancora una volta dice di no agli attaccanti del Chivas, e finisce il primo tempo con l'ennesimo squillo dei padroni di casa, che per il momento si conclude sul risultato di 0-0. Sicuramente è più Chivas in questo finale di primo tempo rispetto al Club America, che ha avuto più predominio territoriale, ma molto sterile. Davino ora per Villa, però attenzione perché al Club America veramente basta una fiammata. E qui ora si sovrappone a sinistra Hernandez, il terzino del Club America, fermato da Della Torre, calcio di punizione. Calcio di punizione e il fallo c'è qui, Salcido. No, scusate, il terzino, non è Salcido, è il terzino del Chivas. Attenzione, in mezzo, libera la difesa del Chivas. La palla resta lì, Farfan, Della Torre,
a coprire De Los Santos per Blanco, che ha un buon tiro da fuori e infatti ci prova e la palla finisce in calcio d'angolo. Si fa vedere di nuovo il Club America dalle parti dell'area del Chivas. Qui azione manovrata al limite dell'area, Blanco prova il tiro, portiere reattivo, calcio d'angolo, bella partita tra Chivas e Club America. Ricordiamo come sempre in queste amichevoli che le partite, qualora dovessero terminare in parità ai 90 minuti, si andrà ai calci di rigore. Qui in forte tesa e libera subito la difesa del Chivas, Hernandez solo deve aspettare l'arrivo dei compagni, vede Bautista a sinistra, Ramirez lo segue, sono ora in 3 contro 3 ma sta rientrando la difesa del Club America e ora il Chivas ragiona con Salcido che si invola sulla fascia sinistra, va al terzino, si accentra Bautista, il tiro respinto. Il Club America si abbassa parecchio quando si tratta di difendere con tanti uomini in area di rigore per chiudere gli spazi, ma potrebbe dare veramente spazio ai tiri da fuori. Per il momento la partita sembra si stia un po' innervosendo, i giocatori non trovano spazio e cercano tutti il tiro da fuori. Ramirez, soprattutto le squadre rientrano, una bellissima fase difensiva, vediamo da una parte e dall'altra con linee molto strette. Bautista per Galindo, Hernandez arriva della Torre, si fa vedere Chaires a sostegno, ora si attacca da questa parte, ora il Chivas non ci ha mai pensato fino adesso. Blanco per Borja, Reynoso, Farfán fermato da Salcido e ora con rovesciamento di fronte, Bautista, Ramirez cerca palla, Bautista per Hernandez, si inserisce Bautista in mezzo, libero e la palla finisce in rete. Il vantaggio del Chivas sul Club America, che aveva denotato già delle lacune difensive durante il primo tempo, con quelle occasioni una dietro l'altra da parte del Club di Guadalajara. E qui Chavez questa volta non ha potuto far nulla, ci ha pensato Bautista che già due volte aveva tentato il tiro da fuori con risultati però deludenti. Alla terza occasione però ha trovato l'angolo giusto. Bella azione manovrata in verticale con Hernandez che porta via l'uomo e qui Bautista dal limite. Vedete come Hernandez porti via il difensore centrale, il terzino del Club America non riesce a chiudere ed è il vantaggio del Chivas. Atena, vediamo ora come si svilupperà la partita adesso, questo 1-0 da parte dei padroni di casa. Davino per Villa, Isidoro Diaz. Ora il Chivas ha tutto l'interesse non solo ad addormentare la partita ma a colpire in contropiede. Lo avete visto, la velocità con cui giocano la palla in verticale è esemplare. De Los Santos ora per Atena, non trova spazio, ancora per De Los Santos, lancio a scavalcare la difesa, Alves Zague dall'altra parte che prende palla, per il momento molto in ombra il numero 11 del Club, fermato benissimo da quella parte da Chaires e dai recuperi di Della Torre, anche se Della Torre l'abbiamo visto più difendere in mezzo nonostante sia un'ala destra. Blanco si era inserito, non visto, Borja per Blanco, il tiro e qui grandissima risposta del portiere del Chivas, Della Torre, Galindo, Chirarte per Sepulveda, Sanchez qui, attenzione, non è un maestro nel giocare con i piedi, Sanchez, portiere del Chivas. Galindo a sinistra per Ramirez, Galindo si inserisce, visto dal compagno ma non servito, prova il cross, niente da fare. Vediamo ora Salcido che tende, e qui Bautista addirittura cerca il tiro in porta in mezzo alle maglie del Club America che stanno un po' a guardare. Vediamo ora l'inserimento di Blanco che ha tentato in tutte le maniere di farsi vedere a sostegno di Borja, niente da fare perché per il momento il
Chivas in fase difensiva veramente ha tenuto alla grandissima. Hernández per De La Torre. Hernández, Mena chiude tutto. Isidoro Díaz, scusate, Isidoro Díaz stava pressando in quel momento lì, via era. Lancio per Borja, fermato da Chirarte. Vediamo la Borja, il tiro di Borja centrale, e qui Sanchez la blocca senza problemi. Sepulveda chiama palla, Sanchez decide di lanciarla lunga in direzione di Hernández, che fa da torre. Palla persa, attenzione, brutte queste palle perse, perché ora Alves-Zaghe si inserisce a destra, a sinistra, alle spalle di Shaires, ma in fuorigioco. C'era liberissimo Borja, non servito. Brutta scelta del Club America. Esce intanto Blanco per Aguirre, intanto Reyes è entrato per il Chivas ed è proprio servito Reyes, attenzione il tiro, Bautista è lì, la palla viene respinta, il portiere era a terra, ma finisce così, non c'è più tempo, l'arbitro decreta il fischio di chiusura. Chivas che batte Club America 1-0, gol di Bautista al 64esimo. Ripeto, devo ringraziare Didex perché mi ha dato l'incentivo alle squadre messicane, e le squadre messicane saranno presenti in PES All Stars. Staremo in Sud America, naturalmente avete visto Flamengo Independiente, prossima partita che vedremo sarà Peñarol contro San Paolo, dopodiché torneremo alle sfide incrociate, dopodiché torneremo sfide incrociate in Europa, quindi e dopo Peñarol San Paolo naturalmente ci sarà una squadra italiana che andrà a giocare in trasferta in terra di Spagna. Amici, grazie di avermi seguito, naturalmente stiamo iniziando a concepire anche il video di presentazione che sarà in due puntate probabilmente, perché da una parte spiegheremo cos'è il progetto PES All Stars, dall'altra magari presenteremo definitivamente tutte le partecipanti o lo presenteremo in un video solo. Vediamo quanto tempo ci metterò e soprattutto quanto lungo sarà il video. Spero il meno possibile, così capirete tutti di cosa sto parlando. Grazie ancora amici, ciao a tutti.